celebrato a Maria, perché Maria, conoscendo i nostri cuori, conoscendo che voi avete sofferto tantissimo questo fine settimana senza poter venire a casa sua, lei ha fatto il contrario e viene a trovare i suoi figli. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere o missioni, per mia colpa, mia grande, mia grandissima colpa, e supplico la mia sempre perdono. E anche voi santi, a voi fratelli, di pregare per me, e il Signore Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio onnipotente, che nel tuo disegno di amore ispirato la beata Vergine Maria, ti permetterebbe il tuo figlio di visitare Santa Elisabetta, concede a noi di essere docili all'azione del tuo Spirito, per magnificare con Maria il tuo santo nome, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Superbi nei pensieri del cuore, ha
rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni la strada, ha rimandato a mano i ricchi. Speranza di Dio, Dio Salvatore, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri figli, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. La mia speranza è in Dio. Beata Madre Immacolata Vergine, intercedi per noi, gloriosa Regina del mondo, presso il Signore che ti ha scelto. Alleluia! 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 Il Signore sia con voi. Alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Vista a tempo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le giare. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora attingete e portatele al maestro di tavola. Ed essi le portarono. E come ebbero assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano portato l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono dal principio il vino buono, e quando sono un po' pigli quello meno buono. Tu invece hai conservato ancora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Thank you.
totalmente diversa. Che cosa vuol dire questa volta? Che questo ricordo non è la manifestazione della fede una volta l'anno, ma di qua ci deve partire un ravvivare, un fuoco che si ravviva, che prende più tempo, perché noi possiamo partecipare sempre di più e di meglio della Chiesa, perché nella tua famiglia si possa pregare sempre di più, non solo le preghiere tradizionali, ma soprattutto la preghiera della famiglia, del trovarsi. Credo che questa situazione ci ha permesso di trovarci faccia a faccia. Ascolta, Padre Santo, queste preghiere che ti abbiamo presentato, anche quelle che sono presenti nel nostro cuore, che sono portate dagli angeli dall'altare del cielo. Attenzione, che sei figlio di Maria per tutti i secoli dei secoli, adesso presentiamo la tua. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Dio Onnipotente, che hai accolto e benedetto il gesto di carità di Maria, madre del tuo unico figlio, accetta i doni che ti offriamo e trasformali per noi il sacrificio di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo.
Dio onnipotente ed eterno, noi ti lodiamo, ti benediciamo per Cristo tuo Figlio in questa memoria della Beata Vergine di Valleverde. Umile Ancela accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore, mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo nella tesa della tua venuta, nella tesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Sergio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli Antonietta, Agostino e Delia, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo tutti insieme, come Gesù, il nostro Signore, ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. È questo, che non ci possiamo dare la mano come segno di pace, ci facciamo un inchino, va bene? Come ci ha detto pure il Papa, un sorriso, va bene? Quindi scambiatevi un sorriso, scambiatevi un inchino. Ecco, per quanto riguarda la comunione, visto che tira molto vento la venite a fare qui, noi vi fermiamo. Prima di arrivare, disinfettato gli edi quanti che non servono, vi passiamo questa sostanza alcolica, vi disinfettate le mani, il sacerdote si disinfetta le mani, mette i guanti e vi fa la comunione. Vabbè, chi deve fare la comunione provveda a togliere questi guanti, perché avete toccato mille cose. I guanti non li devono usare solo gli infermieri. Non so spiegare, sì, qua non servono i guanti. Basta, i fedeli si devono disinfettare con il gel. Il sacerdote si disinfetta le mani e mette il guanto, va bene? Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Manteniamo la distanza. Vieni, inizia a vedere. Una alla volta.
Ave o Maria, piena di grazia, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Santa Maria, prega per noi. Adesso vi distribuiranno una preghierina della Madonna, così la facciamo appena finendo della messa. Rivolgiamo, ecco, questo ringraziamento a Maria che ha voluto farsi presente con voi. Preghiamo. Ti magnifichi, o Padre, la tua Chiesa, perché hai operato grandi cose per coloro che sull'esempio di Maria credono nella tua parola. E come Giovanni sentì la presenza nascosta di Cristo tuo Figlio, così il popolo esultante riconosca in questo sacramento la presenza del tuo Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Ecco, ringrazio Padre Marcello che ci ha onorato della presenza sua, ma soprattutto ci ha dato la gioia di avere la coppia bella della Madonna di Valle Verde. Ecco, quest'anno non siamo stati, come diceva Padre Marcello, a Valle Verde, la Madonna è venuta da noi. E ringraziamo Padre Marcello, ringrazio il Sindaco e tutta l'amministrazione per questa partecipazione, per questa iniziativa, anche per le sedi, per tutto, perché non è semplice. Domenica prossima celebriamo in chiesa, se, perché con il tempo così non si può celebrare, perché sto acquistando un attrezzo per disinfettare la chiesa, va bene? Perché dopo ogni celebrazione bisogna fare la sanificazione dei locali. Fortunatamente a Montacuto non abbiamo nessun caso di virus, però si dice è meglio prevenire che curare, va bene? Noi ci atteniamo alle norme che sono state emanate dalla CEI, dal nostro Vescovo. Poi domenica in chiesa ci saranno i posti contingentati, possono entrare un numero tot di persone, ma noi teniamo una chiesa che è una cattedrale, per il numero di persone che viene la domenica ci avanzano i posti, quindi ringraziamo il Dio. E questo volevo dire. Ora chiamo il Sindaco perché voleva mettere la canzoncina della Madonna. Lo ringrazio, se vuole dire pure lui qualche parola. E la canzone sta nella preghiera che stanno distribuendo. Così cantate pure voi. Yeah.
nostro sindaco dirà una farà anche lui un pensiero. Quest'anno, questa sera, essere qui in mezzo a voi ed avere a casa nostra la Madonna Maria Santissima di Valdemonte, che per la prima volta in questo momento, questa epidemia non ci ha dato la possibilità di andare in pellegrinaggio a Valdeverde, che è la data a cui la comunità montacutese viene portata. E di questo posso esprimere il mio ringraziamento, quello dell'amministrazione e della comunità tutta, a padre Marcello Paredes e al direttore Michele Russo della Fondazione Valdeverde, che alla nostra richiesta hanno risposto immediatamente con un abbraccio ideale. E lo stesso abbraccio ideale che rivolgo a ognuno di voi, ai nostri cari che non sono potuti venire questa sera a partecipare alla Santa Messa, montacutesi e non, che vivono lontano da noi e che la preghiera è rivolta a loro, chi soffre, chi ha sofferto, e un pensiero a chi è volato in cielo per causa di questa brutta pandemia. Buonasera a tutti e grazie ancora a voi. Grazie a Salvatore. Io ringrazio particolarmente per questo invito che veramente ci colpisce a tutti. Siamo tutti, sentiamoci tutti figli della Mamma Celeste. Il Signore sia con voi. Padre, facciamo la benedizione insieme. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Nella gioia del Signore andiamo in pace. Alleluia, alleluia. Valdeverde, le due prime e l'ultima. Una donna bella come l'uneletta come il sole, disse il tenero il suo nome, a Nicola Pagliò. E celeste la grandonna, mamma nostra la Madonna. E celeste la grandonna, mamma nostra la Madonna. L'ultima, benedetta da Pio IX, che il bel dogma proclamò. E più ricco il nostro dono, più risplendente non può. Tutti ci protegge la Madonna, mamma nostra la Madonna. Ci protegge la grandonna, mamma nostra la Madonna. Evviva Maria! Evviva Maria! Forte! Evviva Maria! Evviva Maria! Buonasera a tutti da Mondacute e a Maronna Vaccumbagna.